L'ultima partita di campionato e ci scontravamo con comunque la seconda in classifica, quindi sapevamo già che era una partita difficile. Però comunque siamo arrivate preparate e abbiamo giocato la nostra partita, infatti siamo riuscite anche a, a pareggiarla a un certo punto e sfortunatamente abbiamo subito il gol l'ultimo secondo. Però cioè, alla fine di quest'anno si può dire che la squadra è migliorata molto e che siamo un gruppo unito e rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un gran miglioramento, e infatti abbiamo raggiunto la salvezza a un, praticamente a un paio di partite prima della fine, tre partite prima della fine. E siamo un gruppo giovane, quindi si può migliorare ancora di più e quindi adesso sì, ci riposiamo perché è stato un campionato tosto e lungo e dopo penseremo all'anno prossimo. Il nostro obiettivo oh, che ci avevamo proposto all'inizio della stagione, assieme al Mister e a tutto lo staff tecnico, eh, è stato raggiunto, quindi l'obiettivo principale è stato raggiunto, già con un, poco, un largo anticipo, sinceramente. Eh, la stagione è stata lunga, eh, intensa. Eh, sempre in crescita dal mio punto di vista dal, 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 del, del gioco, quindi un gioco sempre espresso in maniera molto, molto chiara e ho visto chiaramente delle, delle cose sulle quali eh, possiamo solamente dar merito alla squadra, al mister, allo staff e alla preparazione che è stata fatta quest'anno perché anche oggi stesso sotto una, un sole direi oggi estremamente pesante, poi sul sintetico ancora di più. Con una giornata così calda e giocare 93-94 minuti, quello che sono stati a questi ritmi, mh, tanto di cappello, ripeto alla squadra, eh, alle ragazze e allo staff che ha, avuto, ha dato una preparazione eccellente, sia dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista tattico. Perché oggi non abbiamo assolutamente fatto. Fatto differenze con nessuno, anzi, eh, da un certo punto di vista siamo stati estremamente forti, fisicamente e vorrei dire anche mentalmente, perché ribaltare una partita dal 3 a 1 non è facile, è una cosa che non sempre si, si riesce, non tutte le squadre ci riescono, le più blasonate almeno. Quindi, complimenti a tutti, complimenti sempre e assolutamente alle ragazze e chiaramente lo staff tecnico che ha dato una preparazione eccellente. Infatti noi abbiamo ottenuto i risultati che dicevamo con quattro giornate d'anticipo, quindi poi siamo andati in campo un po' più rilassate, un po' più libere con la testa e oggi abbiamo onorato il campionato fino alla fine, abbiamo giocato contro un'ottima squadra che per pochi punti non ha vinto il campionato con individualità importanti di categoria superiore. Però, come diceva prima il Presidente, è difficile ribaltare il risultato da 3-1 a 3-3 a a e sull'ultima azione rischiare di fare il 4-3 per noi. Eh, cioè, questa è una squadra che vabbè, sta bene fisicamente, tatticamente stiamo migliorando, c'è ancora tanto da lavorare sicuramente, però è una squadra che ha cuore, è una squadra che non molla fino all'ultimo secondo e l'abbiamo dimostrato in tante occasioni quest'anno. E oggi eh, non, ci siamo, non ci siamo smentiti su questo lato qui. Quindi, io sono contento e ripartiremo sicuramente da questo l'anno prossimo per alzare un attimino ancora di più l'asticella. Ecco. Durante la stagione, penso che siamo andati molto bene perché, comunque, più di una volta abbiamo ribaltato risultati come il derby di Venezia sotto di due gol, poi l'abbiamo vinto 3 2. Oggi, anche come ribadiva il presidente, abbiamo visto che, nonostante la giornata molto calda e sotto con una squadra che aveva sicuramente una, una grotta molto forte dal punto di vista individuale, siamo riusciti a rientrare in partita e eh, anche a rischiare di vincerla nel finale. Quindi, diciamo, ecco, eh, sicuramente questo. La, testimonia che la squadra sta bene, che il lavoro è stato fatto bene, ma come diceva anche il mister, è una squadra che ha tanto carattere, tanto cuore. Ecco. La caratteristica della nostra squadra è proprio quella che noi eh, in svariate partite, anche quando magari potevano sembrare compromesse, non abbiamo mai mollato e nei minuti finali abbiamo portato spesso risultati a casa. Oggi sapevamo di venire a Padova e non trovare vita facile. Ho fatto i complimenti prima al Padova perché secondo me hanno onorato, onorato fino alla fine il campionato e poi come ho detto io ho trovato a mio avviso, a mio parere, una delle squadre più belle del, de, del campionato. Secondo me giocano un bellissimo calcio, sono compatte, belle da vedere e ad un certo punto hanno Strameritato il pareggio, e poi dopo il pareggio era un, uh, un continuo ribaltamento di fronte, e qualsiasi delle due squadre poteva vincerla.